Oggi ci trasferiamo perché purtroppo siamo arrivati a quel punto del tempo in cui ci tocca fare questa cosa. In questa operazione che mi sto accingendo a fare, mio fedele compagno è il sapone di Marsiglia. Vabbè, questa è anche sporca, si vede, di polveri, perché i pennelli, diciamo, per pulirli così in modo superficiale, ci vado con la spugnetta, le orecchie dell'orso. Quindi, dicevo, mio fedele compagno in questa operazione è il sapone di Marsiglia e la faccia dell'orso in silicone per pulire i pennelli. A seconda delle grandezze ci sono tagli diversi. Comincio dalla spugnetta, vediamo. Voi i pennelli li pulite tutti insieme? Come fate? Fatemi sapere, sono molto curiosa. Allora, io comincio insaponando tutto quanto, lasciando un po' col sapone, sia le spugnette che in questo caso è una. Le altre sono pulite, dei pennelli. Anche le orecchiette dell'orso. Ok, tolte queste cose che sono le più semplici. Bagno il pennello, lo insapono e poi bagno il pennello, questo è già bagnato, lo insapono. C'è da dire che quelli più grandi sono i più semplici da pulire, pennelli. Quasi divertente diventa. Quasi, quasi, quasi divertente, non realmente. Per voi tutto ciò durerà un minuto di shorts. Io invece resterò qua, penso, una buona oretta, una buona mezza giornata, una buona giornata, buona giornata, non lo so, resterò qua parecchio, parecchio tempo resterò qua.
poi li stendo su una tovaglietta, man mano continuo a pulire gli altri. Fortunatamente alcuni non sono colori forti, fucsia, nero, alcuni sono molto... C'è Stitch che guarda, guarda Stitch, osserva, dirige. È contento che oggi stiamo lavando i pennelli. Tutti i pennelli color pastello, se non sbaglio, li ho acquistati da... sono DoColor, li ho acquistati da DoColor tramite AliExpress, alcuni anche tramite Pink Panda, ma quelli che ho acquistato su Pink Panda non sono color pastello, sono neri mi pare. Quelli color pastello sono sia per viso, sono pennelli per viso e anche per pennelli occhio e pennelli viso. Quelli invece acquistati su Pink Panda sono solo occhi, se non ricordo male. Ok, sciacquiamo. Thank you.
Questo è di Essence, se non ricordo male. L'ho trovato nel calendario dell'avvento. Il rosso magicamente si è pulito. Io non credo ci sia un prodotto migliore del sapone di Marsiglia. Magari più specifico sì, ma cioè, era rosso questo pennello. Questo è il pennello che io utilizzo per la cipria sul contorno occhi e contorno sopracciglia, diciamo per definire i piccoli dettagli. Credo sia indicato principalmente per applicare l'illuminante, ma io gli ho attribuito un altro uso. Poi i pennelli alla fine ognuno li usa nel modo più congeniale per quello che deve fare, in base a come si trova. Si trova meglio con un pennello rispetto a un altro, anche se non è indicato per la zona per cui si usa. Vabbè, sciacquiamo così ci liberiamo. Questo è di Essence anche, se non ricordo male. Sempre trovato nel calendario dell'avvento, ma non mi ricordo di quale anno veramente, cioè se questo o quello precedente. Questo trovato, ma sempre là dove? No, Dirty Words. Questo l'ho trovato, ne ho due uguali, o due o tre uguali. In una mystery bag sul sito di Pink Band. Ce la facciamo. Quando ho iniziato, non so quanto tempo fa, 25 minuti dalla ripresa, e questo è il terzo stacco che faccio. Boh, sarà mezz'ora, 40 minuti. Credevo di non farcela.
Mi riprometto di lavarli sempre quando sono pochi. E poi ogni volta penso, vabbè, ancora sono pochi. Vabbè, ancora sono pochi. E quindi non funziona, non funziona. Questo non mi ricordo io, ma questo pennello, dove colora, infatti. Questo pennello è spettacolare per i dettagli. Pennello occhi, è veramente spettacolare. Cioè, io mi trovo benissimo. Vi posso dire che siamo quasi alla fine. Ce la possiamo fare. Zova. Ah, anche un pennello di Zova trovato. Nel calendario dell'avvento di Douglas, potrebbe essere di quest'anno o dell'anno scorso? Di quest'anno è il 317 Wingliner Zola. Ah, è questo è meraviglioso, non è quello di Ligo. Questo è di Zola per fare le liner. Comunque io lo utilizzo anche per definire l'ombretto, l'angolo esterno dell'occhio, definire il limite, perché altrimenti io me ne andrei fino alla tempia. Questo è di Essence, yes, trovato Sharp Blender, mi ricordo, il calendario dell'avvento, no, comprato? Comincio il conto alla rovescia. 5. A 1, a 0 festeggiamo. Come se fosse l'ultimo giorno dell'anno. 4. La cosa bellissima è che si sta scaricando la batteria del telefono. 2. Questo è di Essence. Revolution, questo è di Revolution, meraviglioso questo pennello. Io faccio tutte le correzioni con questo pennello di Revolution. Lo utilizzo con il correttore per fare tutte le correzioni. Uno! Festeggiamo!